Ebbene YouTube. In questo video, veloce da spavento, Tasin and Made insieme ad Andrea, mio carissimo amico, nonché collaboratore di quel matto di Giovanni al Foxy Studio, realizzeremo una stanza laboratorio all'interno del garage. Siete contenti? Allacciatevi le cinture. Ora si corre. La stanza che dobbiamo realizzare sarà fatta col perlinato da 20 mm. Abbiamo già montato listelli da 4x8 sul pavimento e sul soffitto. E ora ci stiamo incasinando l'esistenza, montando il controtelaio che della porta. Zack, Andrea taglia il listello con la sega circolare. Occhio quando fate queste cose. Sono aggeggi molto pericolosi, quindi, come noi, usate tutti i dispositivi di sicurezza. Ora, faccio uno scasso per l'ingombro del battiscopa, con la sega giapponese finta della Lidl che però, taglia molto. Ora proseguiamo montando il telaio della porta, salgo e scendo dalla scala, come fossi preso da un tic. Prendiamo 800 misure per evitare di fare cagate. Salgo e scendo dalla scala. Finalmente atterrati, assembliamo il telaio con le viti. Andre, zaccami una vite più lunga, queste sono troppo corte. Adesso inizierò a pronunciare il mio urlo di guerra. E oppalala, tiriamo su il telaio. Lo additiamo al controtelaio. Di nuovo, oppalala. È un incitamento per noi zii. Ah, è vero. Andiamo a prendere la porta in MDF. Nuovamente oppalala. Come per incanto, la porta è montata. Apre e chiude, come una porta vera. Adesso montiamo la maniglia e il tasinanda della chiave. Andre, chiudi a chiave se no c'è corrente, agagagaga. Aggiungiamo qualche vite tra telaio e controtelaio. Giusto per evitare che la porta caschi in testa ad Andrea, agagagaga. Me sto a sentì male dalle risate, agagagaga. Apago con iscazzadasa. Oh, adesso che la porta è montata procediamo con la struttura della parete. Giriamo tutti intorno alla stanza, non è abbastanza, senza costanza, sì, costanza, la nota portinaia del condominio, agagagaga. Dopo aver montato, con i tasselli i listelli sul pavimento e sul soffitto, montiamo listelli verticali con delle squadrette metalliche per il fissaggio tra il listello del pavimento e del soffitto. Montiamo un altro listello a metà altezza. Ci servirà per inchiodare le perline anche al centro, oltre che sul listello superiore e inferiore. Bene, iniziamo la sparatoria. Inchiodiamo le perline con la sparachiodi ad aria compressa. Caspita, si va spediti. Controlliamo ogni tanto la perpendicolarità e andiamo avanti, nel nostro lungo cammino. Basta andare fuori bolla una volta, e poi le cagate si sommano fino alla fine. Sempre inevitabilmente peggiorando. Andiamo a prendere un altro po' di perline. Il lavoro procede a gonfie vele. Per evitare di salire e scendere in continuazione dalla scala, Andrea, che è alto molto, spara i chiodi sulla parte alta delle perline. Pof, 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 spariamo come due killers. Ridendo e scherzando, la parete lunga 4 metri è quasi finita. Yeppa! Proseguiamo con i buchi alti. Prima di mettere l'ultima perlina sulla parete lunga, perliniamo anche la parete corta. Andrea, ci ha preso gusto, e spara chiodi come se non ci fosse un domani. Ha sparato pure me. Ma Tasinant made de fero, e non c'è sta nulla e fa. Hai capito il concept? Scurnacchiade.
Yamme, oh. Notare la posizione da zio, che osserva i lavori. Pum, pum, pum. Spariamo gli ultimi chiodi. Presentiamo l'ultima perlina della parete corta. Una bella strisciata di pennarello, e adesso rifiliamola. E torna, oppalala, abbiamo finito. Adesso vi facciamo vedere qualche scatto. Spero che il video vi sia piaciuto, commentate e condividete. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. E attivate la campanellina, per non perdervi i miei nuovi video. Tasin and Maid e Andrea vi salutano. Ciao ne! Ci vediamo al prossimo video.